a tutti coloro che hanno preservato nella fede di Dio Gesù. Noi dobbiamo stare calmi, ascoltare la parola di Dio che ci travaglia nel nostro interno, nel nostro cuore, nel nostro spirito e ci dice Abba Padre. Dobbiamo assimilare questa purezza e riscontrare quella pace che ci manca. Dove? Ai piedi di Gesù. Solo ai piedi di Gesù troviamo la pace, la gioia, la misericordia, la grandezza, la potenza, la ricchezza. Tutto lì troviamo il tesoro nascosto. Si aprono i cieli. Sapete, i cieli narrano la grandezza e la purezza di Dio. Com'è bello, c'è un canto che quando lo ascolto vado in trance. Mentre vado in rilassamento, ascolto questo canto e vado in trance. Sapete che cos'è la trance? Che non ci sono più dentro il mio corpo. Mi faccio un viaggio senza pagato. Vado a trovare a quelli che sento di trovare e benedire, aiutarli in tutto. E dal versetto 35 dice: ma alla sapienza è stata fatta giustizia da tutti i suoi figli. Adesso abbiamo sempre nel versetto 36, sempre a continuare di Luca capitolo 7, abbiamo la peccatrice che unge i piedi di Gesù. Sapete chi è, vero? Una grande peccatrice che quando entrò in quella sala dove c'era Gesù che stava insieme invitato, entrò piangendo e fece qualcosa. Aveva qualcosa tra le mani e mentre entrò si dirisse verso Gesù. Cosa fece? Leggiamo. Or uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui ed egli è entrato in casa del fariseo come sta la bambina? Si è addormentata? Dacci un bacetto per me. Ed ecco
una donna della città che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. Ciao Nicola. E stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo. E gli baciava i piedi e li ungeva con l'olio profumato. Avete visto cosa fece? La parola dice che quest'olio profumato era carissimo ed era raro quest'olio. Era rarissimo quest'olio. Eppure lei lo usò, pace, no? Nicola, che dice pace a tutti, e dice pace Roberto, amen. Dice che quest'olio gli costò molto, ma lei che se ne fregava, lei doveva fare una azione benefica per il nostro Signore. Dice che si inginocchiò davanti a Gesù e gli unse i piedi di quest'olio e coi suoi capelli gli spandeva l'olio. Margherita dice pace, Guarino, Nicola. Samantha Rossi, sorella, dice Margherita, ciao, un cuore. Questo è l'amore, vedete? Noi possiamo condividere questo amore con tutti se noi ci mettiamo in condivisione. Quando qualcuno scrive un messaggino d'amore verso una sorella, un fratello, mentre lo sta scrivendo, lo Spirito Santo lo sta condividendo dalla nostra mente, guardate, guardate quando tocco qua come cambia il colore del mio viso. Perché noi siamo che iniziamo da qui a qui e da qui a qui a formare un pensiero. Stiamo condividendo l'amore. È così, bravo. Sì, è così, fratello Nicola. Stiamo condividendo l'amore. Perché mentre noi mandiamo un saluto, gli altri si sentono toccati da questo saluto e vi cambiano. Se noi non partiamo di prima, gli altri non partono neanche, perché ci manca la spinta. Volete che gli altri vi amano? Amateli, dice Gesù. Vuoi che gli altri ti amano? Ama prima tu. Lo vedete le persone quando entrano in questa live? E io prima ci dico pace, amore. Dio ti benedica. Si sentono toccati e ti cambiano.
Ma se noi non usiamo questa tecnica d'amore, come possiamo essere amati? Le persone non è che ci conoscono. Che ce ne frega di noi? Dobbiamo smuovere il ghiaccio fino al punto di romperlo. Nicola dice buonanotte a tutti, sta salutando, perché lui sicuramente va a lavorare. Salutatelo. Buonanotte Nicola, Dio ti benedica e che vegli il Signore su di te, sulla tua casa e su tutti. Ciao amore mio, a domani. A domani. Roberto, forse lo... Sta dormendo Roberto, sicuramente. Dorme. Te lo saluto io, come si sveglia, te lo saluto io. Pace. E allora lei ungeva i piedi e glieli baciava e li ungeva con l'olio profumato. A vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi è e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Avete visto? L'uomo malvagio. La sorella Margherita dice buonanotte Nicola, anche Immacolata dice buonanotte Nicola, Dio ti benedica. Avete visto quel fariseo che invitò Gesù? Lui stesso che doveva anzi meravigliarsi di questo amore di questa donna che usava verso Gesù, siccome conosceva questa donna che era una donna squillo, una donna che aveva fatto del peccato e si vergognava che Gesù non gli diceva niente, che non la trattava male, si vergognava. E diceva fra sé, se questo Gesù fosse profeta, lo saprebbe chi è questa donna. Gesù gli disse: Simone, io sono venuto a casa tua. Tu non mi hai preparato dell'acqua calda per lavarmi i piedi. Non hai preparato delle tovaglie per asciugarmele. Eppure tu mi hai invitato a casa tua per mangiare. Non hai fatto questo. Lei invece, da quando è entrata, non ha fatto altro che piangere e versarmi dell'olio profumato di nardo, che è costosissimo, e baciarmi i piedi e asciugarli con i suoi capelli. Questa donna ha molto peccato, che ha molto pianto. E per questo molto piangere,
per questo molto pentimento. Lei sarà guarita. Tu invece non mi hai invitato e lavato i piedi e asciugandomi. Non hai fatto questo, no? Lei invece, da quando sono entrato, ed è entrata lei, non ha fatto altro che piangere sopra i miei piedi e buttandomi questo olio profumato di nardo. Mi sono sentito tutto quell'amore suo su di me. Proprio quando sono qui. Tu mi hai invitato a casa tua senza amore, per un piacere tuo, per avere la mia persona a casa tua, ma non mi hai dimostrato amore. Lei invece sì. È l'amore che tocca i nostri cuori, è l'amore che ci fa vivere, è l'amore che ci unge, è l'amore che ci assista. Senza amore siamo come cefali rotti. Sapete quelle campane che suonano, che sono rotte, e quando suonano stonate, se una campana è lesionata, il suono esce brutto. Noi possiamo essere dei buoni personaggi quando noi siamo toccati di Dio e di Gesù. In quel momento possiamo essere ripieni di Spirito Santo, di onore, di benevolenza. Ok, ho capito, mi segui. Solo in quel momento possiamo essere come si dice, a 360 all'ora, attivi. Per essere a 360 all'ora attivi, noi dobbiamo dare tutto di noi, tutto. Non ci deve essere differenza. Quando noi dobbiamo amare a 360 gradi, totale, perché se c'è una falla di odio è come quando le nostre donne fanno il pane. Vedete, dentro un chilo di farina ci mettono un goccino di lievito, un goccino di lievito dentro un chilo. Basta quel goccino di lievito fa lievitare tutta la pasta. Io vi sto dicendo che se voi lasciate un goccino di odio, che cos'è un goccino di odio? Odio! Diventerete tutto odioso e odierete a tutti. Perché quell'odio cresce a dismisura.
capite? Dentro di voi non ci deve essere odio, assolutamente, lo dovete buttare tutto ai piedi di Gesù. Qualsiasi odio che avete voi lo dovete strappare e non dovete pensare come faccio, come non faccio. Così lo dovete fare. Dovete strapparlo e buttarlo ai piedi di Gesù. Non ci deve essere neanche un goccio di odio. Dovete perlustrare il vostro cuore internamente. Come si fa? Chiudete gli occhi, entrate dentro il vostro cuore. Non è importante, non c'è bisogno che gli dite la strada. Una volta, mentre guidavo una donna, lei non sapeva di dove entrare. Mi disse: di dove entro, dal naso o dalla bocca? No, entra dalle orecchie. Il nostro pensiero non ha bisogno di una guida. Vabbè, poi me lo scrive di nuovo. Se no vai nel mio YouTube, Angelo Piccone, sono con mia moglie. Appena entri lo trovi, oppure nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it o in Facebook c'è pure, oggi ti ho aggiunto. Nel caso che dovresti essere bloccato, non ti preoccupare, poi me lo dici che ti sblocco. Noi se teniamo un poco di odio Satana lo sa Satana che c'è un poco di odio e lui viene di notte mentre voi siete fuori fase. Viene di notte mentre voi siete fuori fase, mentre dormite, i denti tutti stirati. Viene di notte e vi parla all'orecchio e vi dice: lo vedi, c'hai un poco odio lì, guarda come sta crescendo. E voi mentre siete fuori fase lo vedete e lo pensate e lo coltivate quell'odio. E mentre lo coltivate cresce a dismisura quell'odio. E lui fa: sto vincendo! Continua, sto vincendo! Guarda, sta aumentando quell'odio, guarda cosa ti ha fatto quella donna! Fagliela pagare! E voi che fate? Gliela fate pagare, glielo dite: vieni zoccola che ti ammazzo, zoccola vieni che ti ammazzo. State combattendo mentre dormite, non state riposando. La mattina siete rincoglionito o rincoglionita,
Quando aprite gli occhi la mattina, voi non avete riposato, perché avete lasciato un goccino di odio dentro il vostro cuore. Ecco perché vi dico, alla mattina mettetevi in ginocchio e mentre siete in ginocchio entrate dentro il vostro cuore e spazzate via tutto quell'odio che si è accumulato durante la notte, perché se non lo fate la notte seguente, grazie di questo cuore Ivan, la notte seguente questo odio diventerà il doppio. Poi non vi fa lottare contro quella donna, l'indomani vi farà lottare contro gli spiriti maligni. Mentre voi combattete sopra un monte e sembrate il paladino della Francia o della Svizzera o dell'Inghilterra, e tutta la notte combattete che uccidete mostri marini, mostri terreni, mostri spirituali, e ogni notte non dormirete finché l'ansia, la depressione aumenta dentro di voi e non avete neanche voglia di mangiare, perché si blocca il vostro fegato, perché tumoretti cresceranno dentro il vostro fegato e bloccheranno il vostro fegato, e quando bloccheranno il vostro fegato voi non avrete più pace, perché il vostro fegato non può più lavorare, non può digerire il vostro cibo che vi ingoiate nella vostra bocca. Capite? Si ammalerà il diabete, perché ogni tanto nel diabete, mentre vi mangiate un pezzo di torta, ci arriva qualche chiarata di torta sana, sana, sana. Il diabete se ne va alle stelle, e quando andate a visitarvi il dottore vi dice: ah, come hai fatto ad arrivare tutta una volta questa diabete così alta? E io non lo so, dottore, è che non dormo più la notte, faccio sogni incubi, non mangio più, e però ho lo stomaco sempre pieno. Adesso ti faccio dormire io, dice il dottore. Ti do il Valium e tu dormirai tranquillo. Sì, dormirete tranquilli con il veleno del dottore. Vi addormenterà tutta, tutto vi addormenterà, perfino il cuore e lo spirito. Vi farà diventare mamma Lucca, abbalsamato, come ero io una volta, che mentre camminavo a piedi sembravo completamente scioccato, sembrava che dormivo e camminavo, non camminavo sopra il marciapiede, camminavo al centro di strada. Ma gli occhi l'avevo aperti e un camion mi stava mettendo di sotto. È arrivato davanti a me, si è fermato, è sceso, mi ha preso di qua e con l'altra mano mi voleva dare un cazzotto nel naso. E tutta una volta mi sono svegliato.
stai facendo? Ti darei, dice, un cazzotto nel naso. Ma perché? Perché al momento ti mettevi sotto il mio camion. Se non frenavo tu morivi e io andavo in galera. Ci ho detto, ma non lo vedi che io dormivo? Ma come fai a dormire all'impiedi? E vado a dire al dottore, quelle medicine che vi danno i dottori vi fanno diventare cretini, ignoranti, non sapete se siete viva o morta, se siete vivo o morto, non avete più voglia di vivere. Quelle medicine vi chiudono completamente i vostri organi, i vostri sensi. Andate da Gesù, inginocchiatevi davanti a Gesù e pregate, lodate Dio e dicetegli: voglio guarire. Solo così potrete vivere. Mentre vi ribellate a questi medici e buttate tutte quelle medicine, non avete bisogno di prendere medicine. Avete bisogno solo della pace di Dio e di Gesù. Perché solo Gesù salva, solo Gesù guarisce. Le medicine non servono a niente, a niente. E nel versetto 40 dice, e Gesù rispondendo gli disse, Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli disse, maestro, maestro, dimmi, dimmi, dimmi. Non si immaginava che il Signore gli ha letto nel cervello quando lui parlava male di quella donna. Avete capito? Volete entrare nei cervelli delle persone? Chiamatemi in privato che ve lo insegno. È facilissimo. È facilissimo. Maestro, di pure. E Gesù gli disse, un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Dimmi dunque chi di loro lo amerà di più? Semplice! Simone disse semplice, che vuol dire? E Simone rispondendo disse, suppongo sia colui a quale egli ha condonato di più. Anche un bambino può capire questo. È vero? Quello che ne aveva 50 ci ha condonato solo 50. L'altro invece ne aveva di più da condonarci. Dice qui che tutte e due non avevano da pagare e li condonò tutte e due, non fece differenza tra uno e l'altro.
E Simone disse, suppongo chi ne aveva di più da condonare lo amava di più. E Gesù cosa disse? E Gesù gli disse, hai giudicato giustamente. Vedete? Ci fece i complimenti Gesù. Ora ci dà quello che si merita. Poi volgendosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio. E quello si vergognava di darci un bacio a Gesù. Mi capite? Non gli ha dato neanche l'acqua per lavare i piedi. Ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato, quello buono, in acqua. Perciò ti dico che i suoi molti peccati, perché ne aveva molti peccati questa donna, faceva prostituta, figuratevi. C'è qualche donna che fa prostituta qui in queste live? Non vi vergognate, chiamatemi in privato. Vi farò vedere la gloria di Dio se vi inginocchierete davanti a Dio e Gesù. Anche che i vostri peccati fossero sporchi, come il rosso della porpora, dice la parola, se voi vi inginocchiate e chiedete perdono a Dio davanti a Gesù, i vostri peccati scompariranno, saranno lavati, purificati, diventeranno bianchi come la neve. Lo dice la parola ed è garantito, io ci credo e posso testimoniare che è la verità. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Tu, Simone, ami poco, come infatti tu non mi hai invitato qua a casa tua perché mi ami. No. Tu mi hai invitato a casa tua solo per avere il piacere di avermi a casa tua. Lei invece mi è venuta a cercare, sapendo che non ero a casa sua, è venuta a casa di un repubblicano. Si è permessa di entrare in una casa che non poteva entrare, che tutti la guardavano dalla testa ai piedi e la squadravano perché l'hanno riconosciuto che era una peccatrice, era una donna prostituta. Solo per la vergogna che aveva, lei piangeva mentre si dirigeva verso Gesù. Donna,
donne, uomini, peccatori. Chiunque voi siete, non sentitevi amareggiati. Finché c'è vita c'è speranza. Non abbandonatevi ai vostri peccati. Oggi vi dico che per voi è arrivata la salvezza nella vostra casa. Ovunque siete in questo momento, scuotete tutto ai piedi di Gesù, immaginando Gesù. E chiedendogli perdono, troverete la pace, la gioia e la sua misericordia in Cristo Gesù. E perdono dei vostri peccati. Sta a voi. Oggi buttarla ai piedi di Gesù è semplicissimo. È diventata la cosa più semplice che esiste al mondo. Perché tutto si fa con il pensiero. Non si devono prendere delle attrezzature per buttare i peccati. Con la mente l'abbiamo fatto i peccati e con la mente possono uscire. E allora che aspettiamo? Diciamoci, Gesù, abbi pietà di me, che sono peccatore. Abbi pietà di me, che sono una peccatrice. Consolami, condonami tutti questi peccati che ho. Gesù, ho fatto questo. Dichiaratelo. Gesù, ho fatto quest'altro. Dichiaratelo. Non avete vergogna. Mentre lo dichiarate, quel peccato uscirà da dentro di voi. Scomparirà dalla vostra mente. Così. È così semplice. Il versetto 49 dice: allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Cominciarono tutti: chi è costui? Chi sono io? Nessuno. Dice Gesù. Chi crede in me può fare quello che faccio io, dice Gesù. Chi viene a me può fare quello che faccio io, dice Gesù. Amico, anche tu puoi fare quello che ha fatto Gesù. Devi solo perfezionarti. Devi solo credere in Lui, devi solo abbandonare il peccato ai piedi di Lui. Solo così puoi renderti puro. E quando saremo puri, possiamo dire a quel mondo: levati di là, fuggi, buttati a mare. Lo dice la parola? La parola testimonia che è così. Ma noi non dobbiamo dubitare quando lo diciamo. Non dobbiamo dire: ma che, meglio che non lo dico, se no mi prendono per pazzo. Oppure per pazza. No, dobbiamo crederci.
Sono 20 anni che dico che mi devono crescere i capelli. 20 anni. 20 anni. Ero rimasto senza capelli. E mi sono detto, devono crescermi i capelli. Ogni giorno vedevo che crescevano i capelli. 20 anni. Aspetta, stanno crescendo. Ma è bello che mi dicono tutti, tagliati i capelli. Ma come posso tagliarmi i capelli se ho pregato 20 anni che mi potevano crescere? Capite com'è? Il mondo è caino, estroverso, non può capire.